Ciao ragazzi, io sono Red e questo è il Monopoly Software Shop. Finalmente vi portiamo le pistole elettriche, che prendono al loro interno anche le pistole economiche, due dei temi che apparentemente vi interessano di più, visto che ci bombardate di messaggi sia qui su YouTube che su Instagram. Oggi infatti andremo ad analizzare il perché questo tipo di repliche è così diffamato e quali sono i vantaggi e gli svantaggi delle pistole da software elettriche. Prima di partire, come al solito, sigla. Sigla stupenda, ma prima di partire ci vuole un piccolo inserto. Come avete visto nell'ultimo periodo abbiamo cercato di aumentare la qualità generale del canale, sia con dei temi un pochino più interessanti, con degli script, dei dialoghi più divertenti, che con una qualità generale audio e video più alta. Stiamo pronti, finalmente con l'inizio di ottobre, a portarvi un nuovo canale 2.0, all'interno del quale abbiamo deciso di andare a investire più tempo, più risorse, più energie nel portare contenuti sempre più divertenti. L'ultima parte la potevo dire meglio, il punto è che vi porteremo contenuti sempre migliori, sempre più interessanti, e abbiamo deciso di suddividere tutto il nostro palinsesto nella seguente maniera. 3 sabati su 4 del mese faremo recensioni normali, le solite cose, ovviamente con questo tipo di qualità, con delle cose anche molto interessanti che sono anni che ci chiedete e finalmente abbiamo intenzione di portarvi, perché ce n'è la possibilità. E un sabato al mese invece vi porteremo un video speciale. Con video speciale intendo tutti quei contenuti... Ovvero tutti quei contenuti dove o ci facciamo male o sono contenuti in cui testiamo effettivamente repliche sul campo, proviamo determinate tecniche di gioco, andiamo a visitare quella determinata zona in cui si gioca in quel determinato modo, o banalmente ci facciamo male. Molti di voi sono qui proprio perché hanno visto un video dove noi ci stavamo per fare molto male. Questo perché vogliamo rendere il sabato migliore un pochino per tutti. Quindi sì, le recensioni rimarranno, sì, saranno comunque il focus del canale, ma allo stesso tempo vogliamo portare un video speciale al mese in cui diamo veramente il libero sfogo alla nostra creatività e vi portiamo cose che sicuramente vi faranno ridere, cringiare, piangere. Torniamo alla recensione. Le pistole elettriche. Sulle pistole elettriche abbiamo dato varie opinioni nel corso degli anni e se ci seguite da diversi anni saprete che non siamo dei grandissimi fan di questo tipo di armi secondarie da software. Questo è dato principalmente dal fatto che un sistema elettrico rispetto che un sistema a gas ha una serie di limiti che vorrei andare a mostrarvi. Quella che ho qui è una pistola a gas. Una pistola a gas di fascia media tendenzialmente è un misto di metallo e polimero, è completamente scarrellante e al suo interno ha un finto caricatore all'interno del quale entrano sia i pallini che il gas. Non solo dobbiamo andare ad armare quindi il primo colpo una volta che inseriamo un caricatore nuovo, ma abbiamo anche una qualsivoglia specie di rincubo, perché andando a premere il grilletto il carrello viene indietro e il gas che spinge fuori il pallino permette al tutto l'arma di ciclare, insomma lo sapete come funziona un'arma a gas. Su una replica elettrica invece le cose cambiano e cambiano un po' tanto. Sì, perché questo tipo di repliche non trova più un caricatore completo, ma trova questa sottilettina, questo cazzillo qui, insomma, che come vedete ospita esclusivamente i pallini e soprattutto non può rinculare, cioè ha un carrello fisso che possiamo andare a smontare completamente solo per accedere al vano batteria, perché ovviamente essendo elettrica ha bisogno di una batteria lipo inserita all'interno. In sostanza, se siete fan del realismo e siete ancora qui a guardare questo video, perché? Ovviamente il vantaggio di avere una pistola interamente con gusci in plastica barra polimero, insomma, ha dei vantaggi, ovvero che la pistola è estremamente leggera. E allo stesso tempo, se vogliamo continuare sulla linea del siamo onesti, il vantaggio qui è che non avendo rinculo, visto che ovviamente il carrello non si muove avanti e indietro ma si limita a sparare in fila i colpi, abbiamo una precisione sulle corte distanze superiore rispetto che una pistola a gas. Un altro vantaggio è che ovviamente questo tipo di modelli, grazie a un sistema elettrico, sono sostanzialmente dei fucili in miniatura, che significa che se andiamo a sparare per esempio in raffica, come è possibile fare su questo modello grazie al selettore di fuoco, non abbiamo tutti quei problemi che invece riscontriamo sulle pistole a gas, che sono principalmente usura e inceppamenti, malfunzionamenti e molte volte rotture della pistola.
E l'ultimo vantaggio delle pistole elettriche è che tutti quelli che giocano come sniper o come stealth warrior, ninja, assassin, cyber, dicono è che sono iper ultra silenziose. E questa è una verità. Ovviamente non troviamo dei componenti in metallo che cioccano gli uni con gli altri, non troviamo il gas che scoppietta quando parte il colpo, ma letteralmente abbiamo un motorino che fa girare degli ingranaggi che caricano un pistone che spingono fuori il pallino, quindi sono molto più silenziosi. Se quindi siete interessati a giocare come sniper e volete essere super silenziosi e vi vestite con la ghillie e state fermi 12 ore ad aspettare che passi la pattuglia nemica, questo tipo di repliche sono effettivamente molto valide. Un altro punto importante che separa infine le pistole elettriche da quelle a gas è che ovviamente su dei modelli elettrici non c'è la necessità di fare lo stesso tipo di manutenzione costante e molte volte anche un po' rompicoglioni che dobbiamo fare sui modelli a gas. Infatti, essendo questi modelli elettrici, non hanno dei gas con tutto il silicone, con tutta una serie di cose che finisce all'interno del gruppo PAP della canna, il carrello che deve andare avanti e indietro, l'inner barrel, l'outer barrel e tutte queste altre cose che devono incastrarsi insieme e che quando accumulano sporco poi portano a malfunzionamenti, rotture, pallini che si incastrano, gommini che esplodono, eccetera, eccetera, eccetera. Allo stesso modo, sempre le pistole elettriche sparano che sia inverno con meno 5 gradi o che sia estate con 40, nei limiti della logica. Ovviamente non avendo dei gas non dovrete andare a metterci dentro il gas invernale, il gas estivo, il gas da mezza stagione, il gas da estate al mare. La Madonna! Ma utilizzate sempre la stessa batteria che fin tanto che carica questa spara. Credo di aver fatto un overview abbastanza precisa e abbastanza dettagliata delle differenze sostanziali che abbiamo quando parliamo di pistole elettriche e quando parliamo di pistole a gas. Se quindi sentite la necessità di saperne di più anche sulle pistole a gas perché volete colmare determinate lacune, fatecelo sapere nei commenti. E già che siamo in tema, veniteci a seguire anche su Instagram, dove pubblichiamo una marea di contenuto e avete la possibilità di partecipare attivamente alla vita del canale. Proseguendo quindi con la nostra analisi dei modelli di pistole elettriche più adatti al gioco, abbiamo deciso di portarvi tre modelli, che sono a nostro avviso i tre modelli di pistola elettrica migliori sul mercato. Prima di addentrarci su questi modelli, piccola nota. Il costo delle pistole elettriche è ovviamente molto inferiore, a volte, rispetto a dei modelli a gas. Quindi molti di voi possono decidere di prendere una pistola elettrica per iniziare perché ritengono sia la scelta più vantaggiosa tra rapporto qualità-prezzo. E vi dico sì, ma. Perché per quanto siano sicuramente più economiche, il realismo che una pistola a gas dà non è minimamente paragonabile a quello che una pistola elettrica dà. Proprio con logica perfetta. Questo significa che se vi serve una replica secondaria ad alte prestazioni sulle corte distanze, silenziosa, e basta metterci la batteria e quella spara, e l'unica cosa che dovete cambiare è il caricatore con dei pallini e non caricatore coi pallini e il gas, allora forse una pistola elettrica può fare al caso vostro. Altra cosa importante, tutti i modelli che vedrete sono ovviamente disponibili dal Monopoly Soft Air Shop, il nostro shop. Potete acquistare sia online che in negozio fisico e trovate tutti i link in descrizione. Guardateci in questa descrizione. Tutte le volte, ah che bello, dove lo posso comprare? Ci sono i link, c'è la descrizione. Guarda che bella descrizione, tutta curata con i linkini. Cliccateci, che tanto così. Va bene, fine con le cazzate, procediamo a farvi vedere i vari modelli. Attenzione di parlarci io. I modelli di cui vi voglio parlare oggi sono questi, che ho agglomerato in mano perché ho appena fatto la thumbnail. Sostanzialmente sono due Glock e una Beretta. Che modelli vi potevamo portare? Parlerò successivamente della Beretta e partiamo subito con quello che è il modello che comprate di più e che tendenzialmente va a soddisfare tutti i vostri bisogni. Queste due sono delle Glock G18C della Cima. Se siete avvezzi al modello, la controparte reale, saprete che la Glock 18C ha il selettore di fuoco, quindi può sparare sia a colpo singolo che in raffica. Questo è vero in parte, ovvero si sparano entrambe in raffica, ma c'è una differenza ovviamente sostanziale tra questa e quest'altra, ovvero che il modello che ho nella mia mano sinistra è il modello iper ultra economico, ovvero non ha incluso all'interno la batteria e non ha incluso il MOSFET. Quelli di voi che sono meno avvezzi alla terminologia del software, il MOSFET non è altro che una mini centralina che controlla il flusso elettrico. Questo permette ovviamente di avere una replica che risponde meglio al nostro input, quindi quando premiamo il grilletto il ciclo di sparo è più veloce e in generale siamo più sicuri di
non avere problemi, perché il circuito elettrico è controllato per l'appunto da una centralina. Il modello che non ce l'ha spara anch'esso a raffica senza problemi, ovviamente, ma ovviamente è più limitato, quindi le performance che avrà saranno inferiori e soprattutto non ha la batteria all'interno, quindi la batteria la dovrete acquistare a parte. Come nelle pistole a gas dovete comprare il gas a parte. Stessa identica cosa. Un altro vantaggio di acquistare questi modelli da qualcuno, insomma, che ve li sta consigliando, è che questi nuovi modelli hanno l'ultimo tipo di batterie lipo. Questo significa che possono essere caricate tramite il caricabatteria del fucile. Questa per voi magari non è niente di che, ma un tempo le batterie che andavano sui modelli vecchi dovevano essere caricate con un caricatore apposta. Fate 1+2 e farete presto a capire che caricatore apposta, batteria apposta, insomma, è come avere tutto un altro sistema di ricarica esclusivo per l'arma secondaria. Personalmente ovviamente consiglio il modello con lipo e MOSFET incluse, perché semplicemente è più conveniente, funziona meglio e siete sicuri di prendere un prodotto che vi dura di più nel tempo. Se volete spendere veramente poco e magari avete già una batteria voi, avete già il caricabatteria, quello che vi pare, c'è ovviamente il modello più economico. Per quanto riguarda il prodotto in generale, sono pistole di plastica sostanzialmente, perché sì, il polimero non è orrendo ma non fa urlare al miracolo. Come detto, non possiamo scarrellare, non possiamo andare a far muovere in nessun fuoco. Non possiamo in alcun modo andare a scarrellare il carrello perché è fisso qui, lo possiamo solo sfilare per montare la batteria, e troviamo il logone Made in China proprio spaccato lì. Cosa che ho apprezzato è che ovviamente il tasto di sgancio è quello tipico di una generazione 3, quindi insomma troviamo qua e ci permette di togliere il caricatore. Troviamo ovviamente tutte le leve che sono finte, fate eccezione per il tastino che normalmente serve a sganciare il carrello, che in questo caso va a inserire la sicura, quindi non possiamo andare a sparare. Se vogliamo invece andare a rimuovere il carrello, ci basta premere qui. Come vedete, questo è l'interno della pistola, è completamente elettrico, e qua sotto troviamo il vano per la batteria. Se la vogliamo andare a rimontare, ci basta ovviamente andare ad allineare tutti i pezzi, stando attenti a non andare a schiacciare cavi vari e mille, e chiudiamo. Come detto, premiamo qui e andiamo a sganciare tutto. Come detto, io sono fan del realismo, questo tipo di modelli non mi fa impazzire, ma se dovessi prendere una pistola elettrica probabilmente sceglierei qualcosa di questo tipo, perché hanno il vantaggio di essere iper silenziose. Adesso è il momento che tutti voi stavate aspettando, ovvero beretta elettrica. Ciao ragazzi, sono War. E qui abbiamo la beretta M9A3 elettrica. Sempre prodotto da Cima, non vi sto a rispiegare tutto quello che vi ha spiegato Red, perché di fatto all'interno è praticamente identica, anche le funzioni sono identiche, ed è carino che abbiano anche cercato di dare all'interno di una Glock con MOSFET un vestito diverso. Non è una Glock, è una simil beretta. Gli esterni sono quelli di una simil beretta, in particolare l'M9A3. Infatti abbiamo il suo classico pulsantino un po' più grosso rispetto all'M9 classica, l'impugnatura con le linee molto dritte è un po' più leggera rispetto alla classica 92, e anche la forma dell'anteriore della canna richiama quella dell'M9A3, ma l'interno è esattamente lo stesso della Glock che vi ha appena descritto Red. Quindi devo dire, è molto bello il fatto che ti diano una piattaforma ormai rodata, ormai funzionante, vestita in modo diverso per accontentare tutti i palati. Esattamente come la Glock, anche lei può andare a raffica. Gli amanti del realismo qui ci staranno impalando, perché effettivamente quella vera raffica non ci può andare, ma visto che, come dicevamo, è lo stesso interno, lo stesso meccanismo, tramite un selettore dedicato, che poi è quello che in realtà fa sicura o no, che qua la sicura in realtà è spostata sempre qui, ti permette di andare a selezionare il tiro a raffica. Si apre più o meno nello stesso modo. Bisognerà abbassare la levetta di chiusura otturatore, andare a tirare indietro il cane, vediamo se riesco senza spaccare tutto, e pom, si va ad aprire. Vedete, già qui userò questa come bacchetta. Questo qui è ad esempio l'op-up regolabile simil rotativo dedicato delle pistole elettriche. Qui invece, a differenza dell'altra, avendo una lipo, ha un connettore mini DINZ, un mini mini DINZ. È come il mini Tom Cruise, mini DINZ. A differenza della Glock, qui si fa sempre vedere che beretta è un passo avanti, questa scocca è in metallo, quindi comunque cerca di richiamare i materiali di quella realistica. Non ci assomiglia, però sulla teoria siamo lì.
Ve lo dico io perché Red non ne ha parlato, perché i più pazzi di voi diranno: ma come i fucili si possono elaborare? Sì, allora, no MC1, no MC2, tanto meno MC3. Si può modificare qualche pezzo, qualcheduno ha creato dei componenti appositi. Sono più parti da riparazione, non tanto da power up. Quindi, volendo sì, ma il nostro consiglio è: su una pistola elettrica godetevela così com'è, perché per quello che deve fare lo fa benissimo. Vi ripasso Red per le conclusioni finali. Prima di salutarci, prima di darvi le conclusioni finali, temo che sia importante specificare il perché vi abbiamo fatto vedere solamente simil Glock o simil Beretta. Perché quelli che assomigliano a 1911 o sono in stile Colt fanno schifo. Fanno schifo perché sono ovviamente molto più grosse, perché come sapete la 1911 ha uno stile molto sottile, molto piccolino, e non c'erano gli spazi per montarci dentro niente, ergo l'hanno fatta super grossa. Quindi va bene uccidere il realismo, ma sputargli anche in faccia. Per queste conclusioni finali non ho molto da dire. Quello che vi posso consigliare, come vi ho detto prima, è di analizzare in maniera molto attenta i modelli di cui vi abbiamo parlato e valutare se per lo stile di gioco, per il tipo di operatori che volete essere, per il tipo di partite che volete fare, questo tipo di modelli siano appropriati o no. Chiaramente, se siete all'inizio, volete spendere una cifra contenuta e vi interessano dei modelli che sostanzialmente di realismo se ne fregano, questi sono perfetti. Quindi se avete bisogno di maggiori informazioni o avete dei dubbi, domande, perplessità, vi consiglio di scriverci su WhatsApp o su Instagram, perché trovate tutto linkato in descrizione. Detto ciò, io ho terminato, vi ringrazio di essere stati qui con noi in questo piacevole sabato, vi auguro un ottimo weekend pieno di software games, di partite di software, e come al solito, stay angry! No, zii, sembra una svara.